che continuo a farlo con quello che era stato ancora. Però c'era da pensare che non ci sarà più quel tipo di situazione, che non si ricrea più, se ne ricreano altre, perché ci sono altre situazioni più moderne rispetto a questo tipo di cure, non solo con le erbe, ma anche proprio con la parola, con l'imposizione delle mani, cioè vediamo tutti, che se riescono a ricreare una situazione in cui la persona che ci va ci entra per davvero, possono avere anche dei risultati. Il problema è che la civiltà che c'era allora non c'è più, cioè, anche rispetto alle donne che curano, a questo tipo di cura, dovete tenere presente che il sistema sanitario nazionale per tutti è una nazione, cioè quindi andare dal medico voleva dire avere anche un po' di soldi, insomma, è più facile con due uova, con la sicuramente, penso che quelli della mia generazione, io tutte le slogature con la chiara non ho voluto, non perché non avessimo i soldi, ma perché che fossimo qui, però si faceva. Però era così. Sì, il burro con la carta blu dallo zucchero e il latte con la salvia, il latte con l'aglio, che tutti quelli che mi stavano intorno poi mi hanno costretto a usare altre pastiglie, erano cose che si usavano, penso che non molti. Se non ci sono altre domande, ecco. Qual è il testo di riferimento da consigliarci sul uso delle piante, proprio nella tradizione, non un glossario, tal pianta, questi effetti, ma proprio anche una spiegazione su come venivano utilizzate nelle tradizioni? Sulle piante, in particolare delle streghe? Sì. Allora, vabbè, lo consiglierò io perché mi sembra brutto. Allora, qualcosa su cui mi sono basata io, per esempio, sì, perché io sulle piante faccio solo una parte finale nel mio libro, un glossarietto, diciamo, ma più che altro una storia mitica e simbolica di queste piante, un po' che vi ho delineato qui più altre. Però per esempio c'è un libro di Rosella Uicciolo Valentini, che si intitola, ora, le erbe delle streghe o le piante delle streghe, vediamo. Le erbe delle streghe nel Medioevo. Questo proprio sulla parte, diciamo, aneddotica o mitica. Oppure sulla parte aneddotica e mitica c'è il libro di... vediamo se mi ricordo come si chiama. Ah, eccolo, di De Gubernatis, questo è abbastanza famoso, De Gubernatis, mitologia delle piante, che però si racconta i miti antichi, però poi si spinge anche fino alla tradizione medievale, voce per voce, un po' come un dizionario, però è molto interessante. C'era uno che ho visto prima, non mi ricordo nessuno. Allora, il mio libro si intitola Per virtù d'erbe e di incanti. Se non ci sono altre domande... il 3 maggio che